Ragazzi, vi ho portato nuovamente il buon Seppi sul canale per sfidarlo a una nuova sfida entusiasmante. Si chiama Futi Tic Tac Toe. Buonasera a tutti, raga. Buonasera, eccoci qui, sempre qui, tornati. Super collab. Sei pronto a perdere, Seppi? Oh, calma. Vedremo. Allora, ragazzi, andiamo dentro col video che vi spiego un po' di cosa si tratta. Allora, ragazzi, come vedete qua sotto abbiamo una sorta di tris. Avete presente quello che si giocava da piccoli, che metti la X e metti il cerchio? Bene, stessa cosa, ma si fa con il calcio. Una persona avrà il simbolo della X, l'altro il simbolo del cerchio, e dovremo completare questa tabella formando una linea o in diagonale o in orizzontale o in verticale. Però non è che si può mettere la linea così semplicemente. Per mettere la linea, vi faccio l'esempio, bisogna mettere un giocatore che ha giocato nella Francia e nel Barcellona, o un giocatore che ha giocato nel Manchester City e nel Barcellona, o un francese dell'Atletico Madrid. Tipo, se qua Seppi mette Griezmann, si prende il simbolino. Spero esatto. Sia tutto chiaro, raga. Sì. Tu, Seppi, capito? Yes, let's go, andiamo. Anche perché io non ve lo volevo dire subito per tenermi un po' in hype, ma in realtà nello stesso momento in cui state guardando questo video è uscita la stessa sfida pure sul canale di Seppi, però non vi dico come è andata a finire, non ve lo chissà, dico. Chissà come sarà andata a finire. Allora, ragazzi, ora partiamo, sarà una sfida dove vince il primo che arriva a 5 vittorie, quindi potrebbe essere molto molto equilibrata, raga, molto molto equilibrata. E ora vediamo un po' di partire. Tu sei pronto, Seppi? Prontissimo, vai col primo. Vamo, let's go. Questa, ragazzi, la prima mappa scelta, non ve l'abbiamo detto, abbiamo un minuto di tempo, poi dopo sarà più difficile, perché quando uno dei due arriva a 3 vittorie, avremo 30 secondi, e per l'ultima vittoria 20 secondi. Tu sei pronto, Seppi? Come 20 secondi? Sei un folle, pazzo tu, eh? 20 secondi. E allora partiamo. Inizio io, che ho la X, ho deciso così, perché ce l'ho tatuata sul braccio, e quindi come nel tuo canale, io mi prendo la X. Allora, devo trovare un giocatore che ha giocato alla Juve e ha vinto il pallone d'oro, raga. Beh, semplicissimo, Pavel Nedved. Nedved messo, a lei. E infatti la X arriva subito. Adesso io ti dico, in realtà, un giocatore tanto odiato dai napoletani, che ha giocato sia nel Napoli che nella Juve, ovviamente, Gonzalo il Pipita Higuain. Te la giochi così, eh? Sì, il Pipita. Lo mettiamo qua, quindi, giusto? Sì, sì, al centro. Ok, perfetto. Ora tocca a me. Un giocatore che ha giocato sia al Liverpool che alla Lazio. Questo è difficile. E ti metto Lucas Leiva. Difficile adesso, raga, difficile. Anche City-Napoli è difficilissimo. Oppure pallone d'oro del Liverpool. Sicuro c'è qualcuno, io me lo sento. Sì. Vabbè, ti dico Lazio-Juve. Mi viene in mente che non è mai successo. Tipo Milinkovic Savic non c'è mai andato, no, alla fine, no. C'ho pochi secondi. Lazio-Juve, te ti viene in mente qualcosa Lazio-Juve? Ce l'ho io Lazio-Juve, se no, sì sì, io ce l'ho Lazio-Juve. Non mi viene, tocca a te, non mi viene. È finito il tempo e quindi ci provo io. Il profeta Hernanes. Anche all'Inter è stato, vero. Io la chiuderei in pareggio la prima, tu che dici? Per me è pareggio anche, perché è veramente difficile anche trovare poi, volendo, un pallone d'oro del City. Comunque, raga, una cosa che non vi avevamo detto, scriveteci nei commenti quelle che non riusciamo a indovinare, se magari sapete voi qualcosa, esatto, perché esatto. Noi non ci arriviamo. Esatto, scrivetelo nei commenti. Non dopo però aver messo mi piace e iscrizione al canale, quello fondamentale, raga. Anche da Seppi, da me e da Seppi, dai, che siamo due bravi youtuber. Vabbè, quindi questa finito questo video, vi vedete anche la rivincita sull'altro canale, esatto. Ovviamente questo 0-0, quindi andiamo con la seconda. Parto io con il blu, ti dico subito un italiano che non metti però dove c'è la bandiera d'Italia, ma lo metti in alto a sinistra, che ha fatto proprio il derby di Londra, Jorginho. Chelsea, Arsenal. Lo volevo mettere io, me l'hai rubato. Ok, allora te lo vado a bloccare. E qua sai chi ti metto? Vito Mannone. Ma? Vito Mannone, guardalo lì. Guarda lì che giocata, 200 che giocata, qui. Invece Chelsea, PSG, ci deve essere per forza qualcuno. Oppure portoghese, Arsenal, se non sbaglio c'è Fabio Vieira, abbiamo detto, no? Bravo. Però non mi serve molto. Non mi serve a molto lì, forse. Non mi serve a molto. Lo vuoi o no? Dimmi te. Sì, sì, no, certo, mettiamolo, per carità. Fabio Vieira, bravo, questo hai imparato dal tuo video. Esatto. Io invece, Chelsea PSG, ti metto Davide Luigi. David Luiz. Bravo, esotico. Ora, no, diteci un italiano a parte Conte che è stato al Tottenham, per favore. E anche un portoghese, ragazzi. Sì. Portoghese, oddio. Vabbè, andiamo avanti. 0-0, 0-0, è dura, È sentita questa sfida, raga. Tra l'altro, visto che siamo ancora 0-0, ne approfitto per dirvi, raga, commentate con scritto o Team Venom o Team Seppi, quello che secondo voi vincerà questa sfida, perché noi siamo molto competitivi, ve lo dico. Terzo tentativo per andare in vantaggio per uno dei due. Parti te, che hai il cerchio, vai. Parto io col cerchio, ti dico, per saltare tutti sul divano, Diego Armando Maradona, argentino del Napoli. Giochi facile però, È primo, è alto a sinistra, scusa. Allora io invece ti dico un francese del Napoli, ti dico Malquit. Bello, esotico, ci gioca ancora? No, andato io forse, non ho idea. Non ne idea, ma non importa. Però bello. Capigliatura interessante. Io ci provo subito,
ti dico, in mezzo al campo e in mezzo pure in questo triz, Nemanja Matic. Bellissimo United questo. Occhio. Con Roma. Bello, io sono in molto in difficoltà qua, potrei aver già perso, lo dico sinceramente. Bisogna stare attenti, Ce l'ho questa io non ce l'ho questa, però ti dico Zaniolo Galatasaray Roma. Zaniolo bello, 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 fresco, molto fresco. La rischio, ti dico, il mio Maurizio Icardi, perché provo la linea verticale di sinistra, ci provo. Ok, Galatasaray. Qua, in fondo, a sinistra, Argentina. Bravo, bravo. Te sei a forte rischio. Sì, però ci puoi arrivare anche tu lì, ci puoi arrivare anche tu. Lisandro Martinez. Bravo, bravo, bravo. Difensore centrale dello United. Eccolo qua. Eccolo lì. Non lo trovavamo. Ti ho chiuso, almeno mi sono salvato in qualche okay. modo. Tu puoi la Ora puoi decidere. Chi trova un giocatore del Galatasaray francese che esisterà sicuramente e che te lo dico, prova Gomis. Ce l'ha. No, non ci credo. Gomis gioca come riserva di Icardi. No, 1-0 Seppi. 1-0 Seppi. Gomis giocava in Francia. Mamma mia. 1-0, 1-0, va bene così. Nuovo round, ancora 1-0 risultato. Seppi, a lei. Tocca a me. Parto con la mia Inter. Ti dico un bel Cristian Aslani. Sai come si scrive? Asl. Eccolo lì, Cristian in mezzo così. Ora tocca a me e mi gioco il pallone d'oro dell'Inter, Ronaldo il fenomeno. Bravo, bravissimo. Ti dico io invece un giocatore del Milan giovanissimo, come per esempio ci sarà Ciao, Malik Ciao, molto giovane. Mi stai mettendo in difficoltà. Devo trovarti un giovane del Benfica. Il Benfica è pieno di giovani. Ce l'hai, Eva. Purtroppo tutti Enzo giovani. Fernandez non gioca più lì. Però oh, mamma sì, mia. Vabbè, non vuol dire. Ah, va bene, basta che abbia giocato al Benfica. Anche Ronaldo il fenomeno non gioca più lì. Mi salvo. E mi chiudi così. Mi chiudi lì. Non vorrei fare gaff, ma Ruud Gullit l'ha alzato. Sì, c'è anche una foto storica di Gullit l'ha che lo alzato, alza. L'ha alzato. Arsenal Milan, mi puoi di nuovo chiudere? Vabbè, dai, vado pace. Mette Eusebio pallone d'oro del Benfica. E ti devo chiudere adesso, ma chiudendo ti potrei vincere. No, non l'avevo visto. Allora, fammi pensare. Un milanista che ha giocato nell'Arsenal, oppure uno che ha giocato nell'Arsenal del Benfica. Prova Nuno Tavares. Nuno Tavares? Sai che non penso. Posso dire sinceramente che non penso. Terzino storico. Non ci credo. Mamma mia. Ma da dove ti è uscito? Mamma, carriere di FIFA. 2-0, complimenti. 2-0, palla al centro si dice. Quello era sul pareggio, non lo so. Devo recuperare, però devo recuperare. Occhio che se vinci te poi dimezziamo il tempo. Da lì 30 secondi, ma non solo per te, anche per me. Io mi gioco uno che ha giocato sia a Barcellona che Atletico. Mi gioco Antoine Griezmann, che doveva vincere il pallone d'oro nel 2016, secondo me. Non so cosa ne pensi te. Secondo me, sai, nel 16 erano gli anni d'oro. Lì sono tutti alternati loro due, quindi è difficile. Io ti dico, esotico, ma non troppo in realtà. Si può un Malasia? Mi confermi che... Che olandese? Sì, abbiamo poco tempo. Sì, 5 ce la fai, secondi. ce la fai. Ok, esotico lì. Io ti dico invece un portoghese. Anzi, te la rendo più difficile. Un olandese del Barcellona. Così poi magari non riesci a chiudermi. Ti dico ancora Memphis Depay. Wow. E ora devi per forza mettere questo. Io ce l'ho. Aia. Un portoghese che gioca o ha giocato nel Barcellona. Ce n'è tanti, è vero, c'hai ragione. Ce n'è tanti sicuramente, ma non ce l'ho in questo momento. Sicuramente non Ronaldo. Sicuramente non lui. Portoghese che ha giocato nel Barça, raga. Se ce l'hai, complimenti a te, ma io non ce l'ho. Ce l'ho. Ti dirò anche che ne ho ben due. Ne ho uno esotico, cioè uno storico. Anzi, ne ho tre. C'ho Luis Figo. O anche Deco. Però io andrò più sulla conoscenza delle carriere e ti metto Trincao. Ah, vero, bravissimo. È un grande 2-1. Venom la rimette al centro. Prima sono partito io, adesso tocca a te, Seppi. 2-1, devi andare sul 3. Mi viene in mente Cannavaro che l'alza quella coppa. Mettimi il Fabietto Cannavaro lì. Te lo metto qui o te lo metto qui, Seppi? Me lo metti sulla Coppa del Mondo. Allora, io non voglio rimettere Cannavaro, quindi io ti dico uno del Real Madrid che ha vinto il Mondiale. Stavo per dirti... Ah no, Benzema l'ha vinto il Mondiale, sì. No, nel 2018 non c'era Benzema. Stavo per commettere un grosso errore, sai. Sei sicuro? Non... Era proprio era infortunato? Era fuori rosa per quello che era successo, bla bla bla. Oddio, ma quest'anno era infortunato pure, tra l'altro. E allora ti dico un Mendy. Ti dico un Mendy. Ferland Mendy. Ferland Mendy, quindi. C'hai paura? Potrei bruciarmi un turno, sai. Non te lo so dire, sincero. Non te lo so dire. Vediamo. 95, aveva 23 anni. No, non c'era. Non c'era. Mi sono bruciato il turno.
Non c'era, ma sincero, francese. Scusami, sì, stavo pensando francese perché... Ah, ce l'ho adesso, accidenti, ce l'ho. Allora, io proseguo la mia marcia e ti dico Alvaro Morata, Atletico Real, per proseguire la mia marcia centrale. Perché tu pensi che io non sappia chi andarti a mettere qua in basso, vero? Magari. Ma io ti sorprendo subito con un Miro Klose. Wow, storico, storicissimo. Mi salvo così in corner. Questa volta non spreco il turno. Vai. Bravo, bravo. Tocca a me. Un italiano al Bayern Monaco, Luca Toni Pepperoni. Mamma mia. Luca, sei per me un numero, numero uno. Calamari, spizzingani, weppemari, weppemari. Dove lo mettiamo? Occhio, detto qua? Sì, occhio, eh. Occhio. Ma io mi salvo perché qua ti rimetto Miro Klose. Questa volta giocherò facile. Sì, se io non so l'italiano all'atletico. Purtroppo è facile l'italiano. Sì, è facilissimo, accidenti. Cavolo. L'italiano all'atletico. Aspetta, 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 calma. Alessio Cerci? Bravo, bravo. Wow, Alessio Cerci, è vero che ci ha Robben. Passato. Robben. Robben, è vero. Mamma 3 mia. A 1. No, non dirmi che adesso si dimezza. No, no. Si dimezza il tempo, bro. Si dimezza il tempo, bro. E partiamo subito anche. Partiamo subito. Ah, vabbè, non possiamo ancora dimezzarlo. Ah, mi piaceva questa mappa, però, sai. Io, dai, facciamo ancora questo round a un minuto, giusto perché c'è una mappa proprio bella. Poi lo dimezziamo, va bene? Va bene. Va bene. Va bene, allora. Così magari riesco ad avvicinarmi. Chi tocca? Tocca a me. Io ti dico Real Madrid Champions League, Modric, che ne ha vinte giuste 5, 6. Tipo 5, sì, esatto. Ti posso sorprendere con una foglia esotica, te lo ricordi? Zapata al Milan. Certo, ma Zapata è il difensore? Sì. Mamma mia, che secondo che te, non so se è ecuadoregno o colombiano, c'ho sta dubbio. No, 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 è giusto, è giusto. Lo mettiamo giusto? Qua? Prova, prova. Wow, Zapata. Bello. Bello. Zapata. Io invece ti vado a mettere un giocatore del Real che ha vinto il mondiale di nuovo. Questa volta non mi faccio fregare, Varane. Però ti chiudo con Ames, okay. Perché Ames è colombiano. Eh sì, che Ames è colombiano. Alla fine sta durando 30 secondi lo stesso questa qua. Colombiano del Liverpool messo? E io ce l'ho il colombiano del Liverpool, Luis Diaz, ti chiudo. Vabbè, Milan Champions, posso dire. Secondo me sia Inzaghi che Maldini, ce ne sono un botto secondo me. Chi diciamo? Ti dico Maldini. Mi dici Maldini? Che ne ha vinte giusto 5, Paolo Maldini. Quindi ti devo chiudere. Milan chiudere che ha vinto il mondiale. Un mondiale. Nesta, ragazzi. Nesta. Sì, ma mi chiudi lì, ma non mi chiudi lassù. Ho capito, in qualche punto dovevo chiuderti. Ah, ok, anche tu puoi vincere lì se la sai. Mondiale Liverpool, raga. Occhio, mondiale Liverpool. Raga, io posso provare solo, ma secondo me non c'era Konaté. Non era ancora pronto per essere convocato. A parte che non sono mai stato a un mondiale con 99, no, è impossibile. Provalo, buttalo. No. Non c'è. Sai che non ce l'ho neanche io, perché allora sto pensando un attimo. Salah, Ibrahim, Firmino. No, mi sa che non ce l'abbiamo. Mi sa che pari. Fateci sapere, raga, chi era, perché sincero non saprei. Hai 30 secondi, vai, veloce. Ti dico subito, PSG, mondiale, Messi, recente. Giochi facile, dai. Gioco facile, che devo dire del mondiale, facile. Non ho capito. Io ti dico Roma, PSG, invece ti dico Paredes. Meno di 25 anni, PSG, ti dico, ragazzi, ti dico Mbappé, cioè facile, no. Manchester United, meno di 25 anni, Rashford, fa vedere? Sì, è del 97 Rashford, 31 ottobre 97, sì, ha meno di 25 giusto, anni. Giusto. Non me l'ha preso giusto, allora ho perso il turno. Forse conta l'annata, sai. No, perché non ne ha meno di 25, gli ha appena compiuti 25, vero? Abbiamo sbagliato i calcoli. Porca, c'è il 23, pensavo fosse il 22, è vero, è vero. Ho sbagliato. Vabbè, vai. comunque non ce l'ho, perché ti devo dire United, Roma, Matic. Vabbè, non me lo brucio. Metto Malasia di nuovo per il meno di 25 anni. Ma vai. Scusami, lascio il match point. Scusami. Oliviero Giroud ha vinto il mondiale. Oh, bravo, bravissimo. Oliviero Giroud l'ha vinto, ragazzi. È certo che l'ha vinto da titolare facendo 0 gol. 4-1 per te, Seppi. L'ha vinto. E ora quindi abbiamo solo più 20 secondi. Ma vuoi mettere veramente? Ma sei un pazzo. Lo andiamo a mettere subito. Ma non ci abbiamo tempo, sei un pazzo. Parto io, siamo 4-1, devo riprenderlo, poco tempo. Real Madrid, più di 35 anni, sempre lui, Luca, Modric, vamo. Ce li ha. Chi è che hanno fatto un torto Real Madrid-Barcellona? Non mi viene in mente, però per il momento ti dico Messi. Ok. Io ti dico, sto pensando a Inter-Real Madrid, non mi viene in mente adesso. Schneider.
Bravo. Barcellona Real Madrid per chiuderti. O se no, io ti voglio dire Fabio Grosso, te lo giuro. Fabio Grosso, ti prego. Grosso? L'eroe. Perché tu l'eroe. Pensi che io non vada a... Dove te lo metto? Lì, aspetta, più 35. Più 35 mondiale. Sì, sì. Io ho vinto, però mi spiace per te. Bravo. Luis Figo. Oh, ma ce l'ha. Oh, Figo, ragazzi. È il suo idolo. Come nel tuo video. 4-2, tutto riaperto. Vamos. 4-2, tutto riaperto, incredibile. Che partita. Vada, vada, vada per la vittoria. Carino. Ti dico, parto con un Julian Alvarez, argentino del City. Io invece ti dico un argentino che ha vinto la Champions. Oh, anzi no, è troppo facile quel. Vabbè, dai, sì, ti dico Messi. Ti dico Stacce. Io ti dico un brasiliano del United che è Anthony. Scrivo proprio Anthony. Quindi mi sarebbe un napoletano che ha vinto la Champions. Uno che è passato da Napoli che ha alzato la Champions. Purtroppo non ce l'ho e quindi ti metto un brasiliano che ha vinto la Champions. Ti metto Neymar. Ora tutti e due possiamo vincerla lì. No. Ci ha provato Pepe Reina. Ci ho provato non con era... Pepe Reina. Pensavo non ha alzato la Champions. Non ha vinto. Qualcuno ci sarà, eh. Mettimi Lisandro Martinez. Sto pensando al United Napoli. Che non mi viene. Tu hai puoi vincere in ognuno, te. Sì, ma non mi viene niente. Incredibile, raga. Fatecelo sapere nei commenti. Ma è possibile che una moletana non ha vinto la Champions? Napoli Champions. Napoli Champions. Qualcuno l'avrà vinta per forza. Bro, ma l'hai detto tu pure prima per sbaglio sulla Champions. Edinson Cavani, bro. Ma io l'ho messo. Guarda che se l'ho messo me la prendo io, qua. Siamo ma sicuri? Sul Napoli? Sul Napoli Champions. No, io te lo dico Napoli United, è quello che ti voglio dire. Ma quanto sono tonto! Napoli United, fra. Non ci Napoli credo. Napoli United. Te l'ho servita così. Eh sì, perché tu l'avevi detto per la Champions, ma era Napoli United. Hai vinto, bro. Bravo. 5-2. Bravo, bro. Ti devo fare davvero i complimenti perché grazie. È stata una bella sfida. Chissà benissimo. Che magari sul video che abbiamo fatto sul tuo canale non ho vinto io. Non lo so, non voglio dire niente. Non voglio dire chi niente. Lo sa. Chi lo non sa. Voglio dire niente. Chi lo sa. Ragazzi, io ringrazio innanzitutto il buon Seppi che è stato qui con noi su questo canale per un altro video. Già il secondo che facciamo insieme sul mio canale. Quindi grazie mille, brother. Grazie a te per l'ospitalità, bro. E ringrazio tutti voi per aver visto questo video fino a questo momento. Se ancora non l'avete fatto, un mi piace, un'iscrizione qua sotto. Davvero mai tutto. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Bella!